E oggi vediamo Vampire the Masquerade Justice, un gioco in cui impersonifichi un vampiro, dovrai avvicinarti alle persone, succhiare il sangue per poi magari nasconderti, teletrasportarti dietro, ucciderli. Insomma, è veramente, veramente molto adrenalinico questo gioco. Sviluppato e pubblicato dalla Fast Travel Games sia su Quest 3 che su PlayStation VR 2. Ho provato entrambe le versioni e adesso vi faccio vedere il gameplay su PlayStation VR 2 e poi ne parliamo. Ok, sono le 3:30 del mattino, 16 giorni fa, benvenuti su Vampire, un gioco alquanto inquietante e ve lo farò vedere tra non molto. Tutti questi puntini sono persone, quindi dobbiamo farli fuori. Abbassiamoci. Inizialmente in questo gioco sei un vampiro, non c'è molto da dire, però hai varie cosette come vari tipi di armi, vari tipi di frecce. Questa è quella che adoro di più, chiaramente, perché ti fa fare le cose stealth. E hai varie abilità, ognuno è più divertente dell'altro. E stranamente, ho sparato per sbaglio. Ok, devo stare attento. Stranamente, i grilletti adattivi ci sono. Non l'avrei mai dato per scontato. Adesso vediamo chi c'è in giro. Ce n'è uno lì e uno là. Adesso appena arriva e gli prendiamo un po' di sangue. Tanto cavolo, cavolo, ah! E fare finta di niente. Ok, adesso abbiamo queste che sono un po' più effettive. Quello è andato. Prendiamo un'altra di queste, che sono di quelle che fanno addormentare, e prendiamo un po' di sangue perché ci serve. Ok, diamo un'occhiata alla gente. Sono tutti sopra. Ok, dobbiamo stare attenti anche alle telecamere. Ok. Ok. Merda, ah, aiuto. Io preferisco questi perché consumano tanto sangue e addormentano le persone. Ok, ce n'è uno là dietro che si accede da là. Così non fa casino e prendiamo il sangue. Ok. Io preferisco operare in questo modo. È molto più facile. Ed eccoci qua. Ok. Il blu dice quanto mi rimane. E come vedete, se controllo gente con i cuori, no? Se controllo la gente, mi dice che qua c'è un po' di sangue. Infatti, i ratti sono fonte di nutrimento. Per questo dicevo che è un po' inquietante questo gioco. Caricarli. Questi non posso, allora facciamo un'altra. Ok. Qua c'è lo scambio, perché devo usare il sangue ovviamente per craftare delle armi. Ah, una chiave. Magnifico. D'altra parte non ho il sangue per sopravvivere, quindi questo è un po' un problema. Vi dovrei far vedere. Perfetto. Eccoci qua. Venite. Cavolo, sono più persone. Vorrei che venisse anche solo uno. Ok, non so come l'ho preso, ma l'ho preso. Ok. Eccoci qua. E siamo a cavallo. In teoria ne abbiamo tolti a sufficienza. Possiamo usare la chiave. E olè. E qui abbiamo qualche collezionabile. Collezionabili che a seconda del personaggio ti farà capire, ti farà prendere un po' di storia. Molto interessante. Ok, una cosa che posso fare è aprire quella finestra. Perfetto. Olè, qua dobbiamo stare molto attenti perché ci sono tante persone. E dai, fatti prendere. Ecco, questo è uno dei problemi. Ok.
Cambiamo abilità. E adesso facciamo questo modo. Ecco qua. Così non mi scappi. E magari chiudiamo la porta. Zitto, zitto, zitto. Eccoci qua. Mangiato. Ok. Ok, ok. E questa cosa qua non sono riuscito a ucciderlo completamente perché non avevo abbastanza sangue. I need more blood. Non ne ho tanto. Ecco qua. E quella è la trappola, la adoro. È proprio bello. Li manda giù e se li mangia. Che bello. E oltre questa porta ve lo lascerò scoprire a voi. Questo era il gameplay. Vediamo effettivamente com'è. Oh, io volevo giocare questo gioco da un sacco. Però sono un po' combattuto. Perché, allora, tu sei Justice, un vampiro che lavora con Pietro. Anch'esso vampiro che hanno tenuto in cella per un sacco di tempo. Gli hanno fatto un sacco di cose cattive. E tu, insomma, lo aiuti. Dovrai occuparti poi, nel mentre, anche di altre persone. La mappa molto molto carina, l'ambientazione è a Venezia, come ho detto, cosa che io adoro. Che figata, cioè, poter stare a vedere dei poster che sono scritti in italiano. La lingua però non c'è l'italiano, cioè non c'è l'italiano. Perché? Cioè avete tradotto letteralmente i testi dei poster. Vabbè, comunque, a parte questo, ci sono un paio di cose che voglio levarmi subito, poi parliamo delle cose anche belle. Sto gioco è buggato. È buggato. Mi sono ritrovato out of bounds, non c'era modo, dovevo restartare il livello. Tra l'altro un livello che io ho odiato tantissimo, che era quello di fare un parkour. Tu puoi ovviamente andare in giro un po' come ti pare per fare anche le secondarie. E ci sono anche dei collezionabili per ascoltare l'intera storia di alcuni personaggi del gioco. E mi sono ritrovato un sacco di volte, mentre usavo l'abilità, diciamo, per nascondermi, spuntare dal nulla davanti alle persone per poi prenderle e prendergli il sangue. No, loro avevano il fucile a pompa, pom, one shottato. Ecco, sta cosa non mi è piaciuta per niente. Molte volte non funziona l'approccio, non c'è. Addirittura mi è successo una volta di provare ad approcciarli da dietro, mi ha spinto più indietro, se ne sono accorti, mi hanno girato e mi hanno sparato. E il fatto è che avrei dovuto capire prima che questo è un gioco stealth. Tu questo gioco lo devi giocare stealth, punto. Non c'è un'altra alternativa. E questa cosa ci ho messo un po' a farmela entrare in testa. Però cavolo, dammi l'opzione per poter anche scappare in quelle situazioni. Perché se ho finito il sangue, lì sono morto, devo ricominciare. Non lo so, non mi fa impazzire questa cosa qui. Avrebbero dovuto, secondo me, aggiungere qualcosa per far scappare. C'è il teletrasporto, ma c'è un countdown, non sempre ti permette di scappare, perché magari sono tanti. E non è realistico, perché comunque tu giri l'angolo e già smettono di cercarti e tu hai fatto il teletrasporto. Nonostante anche loro hanno questa tecnica qua. Queste sono le mie critiche. Essenzialmente avrebbero dovuto sviluppare un po' meglio il gioco. La cosa che mi ha stupito in realtà è che, per quanto non ci siano differenze tra queste tre e PlayStation VR 2, però la cosa fantastica è che su PlayStation VR 2 usi la vibrazione nel visore e ogni tanto anche i grilletti, che non gli avrei dato un soldo, non so perché. Ho dato per scontato che non avrebbero usato per niente queste cose qua. Quindi buono. Quindi insomma non me l'aspettavo, ma ben venga. Controbilancia il fatto che il Quest 3 si vede meglio, però c'ha queste piccole caratteristiche in più. Va bene su PlayStation VR 2. Ovviamente non dico niente riguardo la lore del gioco, perché è molto importante quella cosa lì. Assomiglia molto a The Walking Dead, Silent Sinners, a livello di dinamiche, di storia e anche di come esplori il mondo, nonostante io il mondo l'ho trovato abbastanza caotico, cioè puoi andare in giro un po' come ti pare, a differenza di Walking Dead, dove io comunque riuscivo a orientarmi, cioè il game design delle mappe su The Walking Dead era fantastico. In questo mi sono ritrovato molte volte a non ricordarmi dove ero arrivato, insomma, a meno che non c'era il bollino della missione che ti faceva capire più o meno dove dovevi arrivare, molte volte, tipo, non so, mi sono ritrovato un po' nel caos. Riguardo quindi la lore, che approvo al 100%, mi è piaciuto molto. Devo dire che non sono un fan, non conosco molto The World of Darkness, da cui è tratto questo titolo, per cui da persona che non conosce praticamente niente, devo dire che si può giocare tranquillamente. E la cosa più bella di questo gioco, a mio parere, comunque, nonostante tutto, resta il gameplay. È molto divertente.
quando funziona? Andare dietro alle persone, succhiare il sangue, giostrare il sangue a seconda se ti conviene usare il sangue per creare delle freccette. Insomma, tra le abilità, i proiettili, il modo in cui tu vuoi combattere e come si muovono gli NPC, diciamo che è molto divertente capire qual è la cosa che si adatta meglio nel tuo caso. I boss, perché ci sono dei boss, sono simpatici, anche se in un certo senso ripetitivi, non c'è molta varietà, però devo dire che questo gioco è approvato, ti dà le ore che ti deve dare, la storia è molto carina. E quindi io sono Lumior, grazie di essere arrivati fin qui, se vi piace il mondo della realtà virtuale o dell'XR mi potete seguire. Vi lascio a schermo qualche altro video che ti potrebbe interessare e niente, ciao!